sull'ultima relazione di Ottavio Aragonesi della nostra sessione antimeridiana, che ha messo a luce in qualche modo due grandi poli su cui ci si confronta quando si cerca di recuperare un senso, la possibilità di utilizzare contenuti che hanno poco di commerciale, ma potrebbero comunque avere. Sono le due categorie del bello e dell'utile che si confrontano tra di loro. E cioè non c'è dubbio che lo scopo, la finalità per cui si va ad estrarre quel contenuto diventa decisivo. Perché se è un arricchimento culturale, tanto più che oggi non ci si forma più sulle fonti dirette, certamente strategico, che anche l'Unione Europea si ponga il problema di come recuperare, specie per le nuove generazioni, la necessità di andare a consultare e sentire, assaporare la bellezza del testo così come è stato prodotto dal suo autore, così come è stato creato, e non viceversa la sintesi, l'abstract, la seconda mano, la terza mano, che purtroppo è la modalità abituale di formazione delle nuove generazioni dei banchi di scuola. E questo oggi, mai la fonte diretta, ma sempre una fonte derivata e aggiornata, rivista, con la parzialità tipica di colui che l'ha rielaborata. È così. E quindi certamente il cuore di questo problema è di però riuscire a discernere fra quello che ha quella finalità e quello che invece potrebbe diventare un abusivo depauperamento di contenuti che invece possono avere ancora un mercato. E questa è l'altra faccia della medaglia. Ed è difficilissimo questo equilibrio tra le due, perché potrebbe avere un interesse del mercato non nello stato attuale, ma proprio attraverso la possibilità di legittimare magari un operatore commerciale ad estrarre quei contenuti. E allora è lì che c'è il salto di qualità a seconda della finalità, perché finché è l'utente che si forma culturalmente, giustamente qui certo che ci devono essere tutte le eccezioni, ma quando dietro, in modo un po' surrettizio, si va a nascondere invece il business, per carità si potrà dire, come dicono i tedeschi, a questo punto sempre meglio che tenerle nascoste, però c'è l'impossibilità di remunerare gli attori dell'industria culturale, perché fate attenzione, non si tratta solo di estrarre contenuti antichi, ma anche di remunerare quell'industria che per il futuro deve continuare a vivere e ad alimentarsi, altrimenti vivremo soltanto rivolgendosi verso il passato. Allora questo equilibrio oggettivamente è complicatissimo, e quindi accanto a un obiettivo importantissimo, altissimo, per l'organismo non è una resistenza, lui vuole proprio discernere, dice questo sì perché la finalità è questo, questo vediamo, perché se la finalità invece è quella di creare un business alternativo e a questo punto tra l'altro andare a levare qualcosa che può ancora rimanere in capo agli autori, allora dobbiamo essere molto cauti. È molto interessante questa prospettiva. Il tempo ormai è terminato, io faccio delle conclusioni perché sono riuscito a pacchiosare le vostre relazioni. Chiudo con una nota, per certi anche un po' triste, che è scomparso Piano Vanzetti, che tutti voi conoscerete perché è stato uno dei padri del diritto industriale italiano, staffetta partigiana a 40 anni, ma scusate a 14 anni, eravamo nel 1944, nato nel 1930, quindi 88 anni. E quindi forse non è neanche casuale che oggi ci sia questo convegno, perché Piano Vanzetti era uno degli ultimi, anzi gli unici professori di diritto industriale insieme a Giuseppe Senna. Chi conosce un po' l'architettura delle nostre università sa che poi il diritto industriale è finito dentro il diritto commerciale, forse questo è stato un errore, perché anche tutto questo tema dei diritti, come si diceva, inviolabili, nel commerciale si vanno appunto a contendere,
a renderli economici. Invece il diritto industriale era sempre questa, da un lato la rappresentanza esteriore di un segno distintivo anche con la finalità di avere un lucro legato all'azienda, ma dall'altra parte il pubblico, i consumatori, gli interessi, no? Il marchio, il brevetto, tutto il tema dell'antitrust, della concorrenza, appunto il diritto d'autore. Poi a un certo punto l'ordinamento italiano ha eliminato le cattedre di diritto industriale, una delle due era di Adriano Manzetti, e le ha fatte confluire nel diritto commerciale, o forse anche in un'ottica, tra virgolette, moderna, di un diritto d'autore più legato al tema del copyright che non legato al tema del diritto morale d'autore. E quindi mi ricordo, visto che è una persona che ha dato molto all'Accademia Italiana, ricorderete tutti la giurisprudenza notata di diritto industriale, una meravigliosa opera che faceva vivere la giurisprudenza di settore attraverso navigare dentro quelle decisioni, e forse l'opera letteraria più compiuta tema del diritto industriale che deve essere ripresa da Richard Pierce. E mi fa concludere con una nota triste di una persona di grande valore, ma anche con l'ammerito che la sua eredità possa essere oggi governata anche dai legislatori che sappiano dunque distinguere alcune categorie che non hanno tempo, come quelle legate al diritto d'autore, e gli interessi economici che, ricordiamoci, sono sempre contingenti, legate a un dato momento storico, legate a certe modalità tecnologiche, ma che comunque non possono annacquare l'essenza e i contenuti tipici del diritto. Concludiamo a questo punto con il video dell'onorevole Silvia Costa, al termine del quale ci sarà un rinfresco, un buffet al quale siete tutti invitati. Grazie.